L'arte democratica incanta la Biennale di Milano in rassegna le opere di oltre 200 tra pittori, scultori e fotografi talentuosi, anche se ancora non sono famosi. Dorotea Gambardella. Milano vicino all'Europa. Milano, perennemente di corsa, per qualche giorno ha rallentato i suoi ritmi. Quella frenesia che la spinge a guardare sempre avanti si è dissolta davanti all'estro di artisti provenienti da più di 40 paesi nel mondo. Milano portata di mano. Oltre 200, la maggior parte donne, tutti o quasi viventi, talentuosi certo, ma magari non ancora affermati al punto da poter esporre nei grandi musei. Un reale lavoro di valorizzazione dei talenti che sono diffusi nel paese e che hanno bisogno di esperienza. C'è un ritratto occhialuto di Giuseppe Verdi, quello di un pensieroso Pasolini, il genio visionario di Salvador Dalì fisso su tela. Siamo nel Brera Site, alla Biennale di Milano, terza edizione. Appuntamento necessario nel capoluogo lombardo, ha detto Vittorio Sgarbi, per intercettare il mondo di creatività variopinta che nella stessa città si muove. 800 tra dipinti, sculture, fotografie e video installazioni fruibili gratuitamente. Tema di quest'anno, la democrazia nell'arte. All'arte creatività, sensibilità, essere creativo. E quindi in tutte le forme d'arte ed arte credo che bisognerebbe dare una possibilità a tutti. Ecco bene, questo è quello che fa Biennale Milano, è arte democratica. Un artista deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare. Più è messo nelle migliori condizioni, più farà produzione artistica e più ne godrà la gente, tutti. Perché l'arte è qualcosa per il popolo. 5 giorni di pieno fermento artistico-culturale tra rassegne, incontri, dibattiti. Abbiamo bisogno di umanità e l'arte è il vero senso dell'umanità, il compasso che fa girare le nostre anime, i nostri cuori. Sarà la prima. E poi il particolare omaggio di Morgan a Fabrizio De André, cantore della più varia umanità, nel ventennale della sua morte. Per un bacio mai dato. Per un amore.